incalzante e aggressivo, esagitato e apocalittico. Colleghi nonni, che sognavamo di vederli una volta ogni tanto, irrequieti nipotini, ce li vedremo spediti per pacco postale dal giudice a casa, questi nipotini. Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti. Avete appena visto questo video ritrovato nelle Teche Rai del 1974. Amintore Fanfani, il super Fanfani, parla di nipotini che verranno mandati a casa dai giudici, spediti come pacchi postali. Noi ci aspettiamo, ci auguriamo che questo non accada mai, perché se era riferito pensando al nipote Giuseppe ci darebbe fastidio. Ma oggi parleremo del pegno Vasari, ecco, del pegno Vasari dato dai proprietari, i fratelli Festari, a un italiano che abita in Romania. Naturalmente il documento originale che ci è stato gentilmente concesso dal sindaco ve lo facciamo trovare, lo potete leggere o scaricare dal sito www.libericittadini.it. Il documento, che vi ricordo, è ovviamente a disposizione per chi lo volesse leggere con più attenzione. Si può anche scaricare dal sito www.libericittadini.it, che è il sito dove i comitati cittadini mettono i documenti. E ovviamente questo documento è importante, non prenderemo assolutamente una posizione precisa, però quello che possiamo far vedere è che il prezzo di base d'asta, quando si fu messo in asta alcuni mesi fa, era di 2.600.000. Ora, questo contratto che hanno fatto questi privati fra i Festari e il signore italiano che vive in Romania, difficile insomma che potrà avere questo valore qui, perché dice si può mettere in asta ma mai a un prezzo inferiore a 150.000.000 di euro. Ma mi sembra un po' improbabile una cosa del genere. D'altra parte l'hanno scritta qui, costituzione di un pegno in vendita a un prezzo inferiore di 150.000. Questi insomma è una cosa che suona strana e credo che abbia anche poco valore, anche perché poi nella fase successiva, scritto il 6.1, nel 6.2 dice: nel caso in cui i beni costituiti da pegno dovessero restare invenduti, il creditore potrà avere altri tentativi di vendita riducendo ogni volta il prezzo del 10%. Capite voi che ridurre il 10% tutte le volte, forse alla fine si arriverà anche a un prezzo di acquisto a cui anche il Ministero ha dato la sua adesione. Prima ancora vi facciamo sentire qualche minuto di quando, nella prima legislatura, il sindaco Giuseppe Fanfani, in una lunghissima riunione, fra l'altro era una mozione fatta dal consigliere Donati per quanto riguardava la salvaguardia dell'archivio Vasari, annunciò che il comune non poteva fare nulla. E ora vi facciamo sentire le sue parole. Le sue, non le nostre. Fatto questo, cosa significa? Le valutazioni che sono state fatte, anche dal mio collega Rossi, partono da un presupposto sbagliato: il comune non ha più ingerenza, non ha più il deposito perpetuo. Il deposito perpetuo è stato consensualmente risolto dal comune di Arezzo, da rinunciare a lui, a figlio che aveva per conservarlo, che era la causa, una settimana prima che venisse risolto. Allora, a questo punto, noi abbiamo l'unica speranza che l'archivio possa restare a Arezzo, che è la sovrintendenza del Ministero. Non c'è altro sbocco. Noi non cerchiamo più niente con questa cosa. Il Comune di Arezzo, drammaticamente, e ve lo dico con le lacrime agli occhi, perché ho speso un mese per ricostruire questi atti, perché speravo di poter trovare qualcosa, partendo dall'illicità della detenzione dei ponti della scuola Stilesi, e quindi dalla mancanza di un usucapione, ovviamente, perché era causa lecita la detenzione. Quindi, però mi sono trovato di fronte a due atti: il primo, quello della Fraternita, che nel 21 mi rinunciò.
denunciava la società del bene. Il secondo, quello del 2004, con il quale il Comune della Lezza denunciava, non solo ha riconosciuto la proprietà, ma quella la propria scontata che si fosse consolidata già nel 2021, ma mi ha rinunciato al deposito perpetuo, creandomi la condizione di non poter aver più nessuna ingerenza su questa cosa. Io, credetemi, mi trovo in difficoltà a dar seguito alla mozione del collega sì, Donati, per il semplice fatto che io non ho più diritto di ingerirmi in questa faccenda. Chi ha fantasia la usi, io non ce l'ho più, l'ho consumata tutta. Sto leggendo le note perché vorrei darvi veramente un quadro di tutto. Ecco, sentite ad esempio quello che nessun media locale ha detto o fatto vedere o scritto, cioè la mia domanda di Fabio Fioroni, per conto ovviamente del Comitato Mensa Marignone, sempre in azione, e del Comitato Aretino del Buonsenso, perché qui bisogna utilizzare il buonsenso, su quello che riguarda a meno di tre settimane dall'inizio della mostra del Vasari che il Comune organizzerà dal 3 settembre nella Galleria Comunale di Arte Contemporanea in Piazza San Francesco. Beh, sentite qual è la risposta. Allora, questo è quanto volevo dire, vi ho fatto una copia per ciascuno di questo atto perché credo che questo atto debba essere attentamente consultato, letto, commentato anche dai giornalisti, pubblicizzato, perché non è una cosa bella, questo non è una cosa bella nell'interesse, soprattutto per chi lo guarda, nell'interesse della città di Arezzo. Tutto qua. Credevo che fosse cosa veramente pesa, è l'ostacolo in più che viene. Questo è il quadro che vi ho riferito. Mi sembrava importante farvene parte direttamente. E la ringraziamo molto, perché se le perplessità prima c'erano, ora ce ne sono molte di più, e quindi non possiamo altro che concordare con lei. Ma a tre settimane da oggi si inaugura la mostra sul Vasari che il Comune organizza alla Galleria Comunale. Non si sa assolutamente nulla, tra l'altro ci sono degli aggravi molto importanti, non so se ieri che alla Procura della Repubblica è stata denunciata l'assessore alla provincia, le do il foglio proprio per essere a conoscenza, perché addirittura si comunica che non è possibile prenotare online, addirittura per Piero della Francesca, nell'anno in cui diciamo funziona tutto perfettamente. E che ha fatto lei, Fioroni? Con un danno l'ho fatta io, ma a nome dei comitati, di tanti cittadini e anche di tanti commercianti che sono. Se vuole gli lascio la copia, interessante. Grazie. Leggere anche le argomentazioni, perché c'è allegato un DVD che fa vedere, insomma, 14 lettere scritte, 6 mesi, non ne possiamo più. E naturalmente, a parte questo fatto di Piero, che spero sia increscioso, venga riparato, per quanto riguarda il 3 settembre, fra l'altro ci sono due mostre, quella della sovrintendenza e la vostra, e non riusciamo a trovare nulla. Purtroppo, lei lo sa, a me tour operator ancora mi chiamano, che c'è, che si fa. Quando pensate di dare via la campagna promozionale? Fra l'altro avete una convenzione con delle scienziati atomici giganteschi che dal Veneto vengono a Arezzo e sicuramente porteranno centinaia, ma che dico, milioni di persone a vedere la mostra. Ma se la mostra non si sa che c'è, non si sa, non si sa molto, insomma. Ecco. La comprendo, pregherò l'assessore di mettersi in contatto con lei per rispondere, per dare delle comunicazioni tecniche che erano. No, è importante la promozione, veramente, specie quella su internet che non costa nulla, facciamola. La ringrazio comunque per il documento di questa mattina, è importante. Bene. E naturalmente concludiamo con questo che secondo noi è un grosso scandalo, ovvero sia della mostra che è stata propagandata nel 2010 e poi successivamente presentata a tutto il mondo, dove si diceva che c'era questa mostra che iniziava il 25 di marzo e finiva il 10 di luglio del 2011. Questa è una cosa ufficiale, come vedete, non è che l'abbiamo fatta noi. Beh, questa mostra non è stata mai fatta e gli annunci e i soldi spesi per propagandare nel mondo, siamo andati al BIT di Milano, la più grande mostra del turismo. Ecco, questo è come si lavora ad Arezzo
sul cinquecentenario di Giorgio Vasari. A presto con altre importanti novità. Incalzante e aggressivo, esagitato e apocalittico. Colleghi nonni, che sognavamo di vederli una volta ogni tanto, irrequieti nipotini, ce li vedremo spediti per pacco postale dal giudice a casa, questi nipotini. Il TG8 di Arezzo mostra esclusivamente la realtà dei fatti.